Calcolare il flusso del campo vettoriale f di x, y, z pari a x, y quadro e 3z, uscente dalla superficie di equazione 9x quadro più 4y quadro uguale 36, con z compreso fra 1 e 2, direttamente e utilizzando il teorema della divergenza. È un esercizio tratto da un testo d'esame assegnato il 16 gennaio del 2015 alla facoltà di ingegneria meccanica dell'Università Romana Sapienza. Per la verità, questo esercizio è contenuto, ma non è né risolto né presente risultato, in un testo intitolato Esercizi svolti di analisi matematica delle autrici Luisa Moschini, chiedo scusa, Luisa Moschini e Rosanna Schianchi della Progetto Leonardo, se non sbaglio, è l'editore, cioè sono davanti, io sono la versione vecchia. Hanno fatto più versioni, però la cosa strana è che questo libro presenta una prima parte dove ci sono gli esercizi divisi per categorie, e poi alla fine ci sono i temi d'esame, però la cosa strana è che alcuni all'inizio sono risolti e ci sono risultati, verso la fine alcuni sono saltati, non ci sono né le risoluzioni né gli svolgimenti. Ah, insomma, sono i misteri della fede, possiamo chiamarli, senza offendere, senza voler essere blasfemo, ovviamente. E quindi in realtà è un testo d'esame assegnato alla facoltà di ingegneria meccanica dell'Università Romana Sapienza. Quindi ho il piacere di risolverlo io. Attenzione, ci hanno due domande. Ci dicono di calcolarlo in due modi, questo flusso uscente dalla superficie S. Direttamente, che vuol dire con un'integrale di flusso, quindi con la definizione. Secondo modo, teorema della divergenza. Dunque io in questo caso farei così. Io applicherei prima di tutto il metodo diretto. Qui abbiamo un vantaggio che facendolo in due modi, ovviamente se ci viene lo stesso risultato, difficile che sia sbagliato, chiaramente, no? Bisogna essere uno sfortunato. Quindi con i due modi possiamo verificare praticamente il risultato. Allora, andiamo a calcolare il flusso. Allora, notiamo subito una cosa, che la superficie è chiusa, no? Sì, il solido possiamo chiamare V, x, y, z appartenente alle tre. Tale che z compreso fra 1 e 2, 9x quadro più 4y quadro minore o uguale di 36, delimitato dalla superficie x, y, z appartenente alle 3, tale che z compreso fra 1 e 2 con 9x quadro più 4y quadro uguale 36. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un cilindro a base di un cilindro ellittico, così, cioè di un cilindro che non ha come base un cerchio come al solito, ma ha come base un'ellisse. Ellisse che peraltro, lo faccio notare, ha semiassi 2 e 3. Poi lo vediamo dopo, quindi occhio a scrivercela bene in forma canonica, quella lì, altrimenti ci possiamo incasinare, scusatemi la parola. Integrale del seno di S di F scalare n in de sigma, chi è? E in questo caso è un ordinario integrale doppio. Qui possiamo tranquillamente parametrizzare S. Dice, ma come? Parliamo di. Dunque, scriviamocela bene questa ellisse. Scrivo qua l'ellisse. Dividendo per 36, entrambi i membri abbiamo x quadro quarti più y quadro noni uguale 1. Ellisse dei semiassi 2 e 3. Pertanto, passiamo a. Utilizziamo ad esempio per la parametrizzazione le coordinate ellittiche, quindi. Quindi direi x uguale 2. Cos theta, per esempio, o cos t, vogliamo chiamarlo, chiamiamolo cos t, x uguale 2 cos t, y uguale 3 sen t, attenzione, z uguale z. Dunque, chi è il dominio base? T, il dominio base è compreso fra, beh, ovviamente 0,2 pi greco, e z, beh, ce lo dice il testo, fra 1 e 2. Beh. Calcoliamo la componente della normale. Noi sappiamo che il de sigma, che è radice di g meno f quadro, se ne va col denominatore del modulo del prodotto vettoriale sigma t vettore sigma z, che sarebbe sempre radice di g meno f quadro. Quindi in pratica, per calcolare questo prodotto scalare, f l'abbiamo già, dobbiamo, f sarà ovviamente 2 cos t, 9 sen quadro t e 3z. Lo dobbiamo moltiplicare per n. N in pratica sono LMN, dove L, ve lo ricordo in questo caso, sarà z primo, chiedo scusa, è invertito. Poi ovviamente scrivete il giacobiano, se vi scrivete il giacobiano, che è questo,
non vi sbagliate mai, per evitare di utilizzare la memoria, il giacobiano è questo. In questo caso sarà x' rispetto a t, y' rispetto a t e z' rispetto a t. E qui abbiamo x rispetto a z, y rispetto a z, z rispetto a z. Diciamo che non è bellissimo, ma togliendo le colonne vedete che abbiamo che in effetti L, chi è? L è, sono determinate qua, derivata della y fatta rispetto a t è 3 cos t, quella della y fatta rispetto a z è 0, derivata della z fatta rispetto a t è 0, e 1 quella fatta rispetto a z, quindi abbiamo che L è un 3 cos t, fantastico. M chi sarà? M sarà 2 sentito ovviamente, no? Lo immaginiamo, perché guardate, basta a questo punto cancellare la seconda colonna, ma ricordandoci del meno, quindi lo invertiamo, mettiamo prima z rispetto a t e z rispetto a z, quindi abbiamo 0, 1, le derivate parziali della z fatta rispetto a t e z fatta rispetto a z, e poi quelle della x che sono un meno 2 sen t e 0. Vedete che abbiamo un 2 sen t? Vediamo chi è n, ma n sarà 0 ovviamente. Perché? Ma perché? Perché n, cancellando l'ultima colonna, abbiamo che x' rispetto a t è un meno 2 sen t, x' rispetto a t è 0, qua abbiamo un 2, qua abbiamo un 3 cos t è 0, e questo è 0, no? Era evidente, era chiaro ed evidente. Bene, quindi non abbiamo da moltiplicare nemmeno, quindi abbiamo che, cosa diventa questo qui? Ovviamente se l'esercizio ci chiede, lo dico agli amici della Sapienza, ma non tutti hanno questo tipo di esercizio, c'è chi assegna questo esercizio e non chiede, quindi uno può sbizzarrirsi in un modo o nell'altro, quindi o con la teorema della divergenza o con il calcolo diretto. Chi dovesse avere questo tipo di esercizio, io consiglio di, ovviamente, non consiglio, devono essere veloci entrambi i modi, perché ovviamente è un testo d'esame, ci sono anche altri due, questo esercizio qua chiedevano la continuità, la derivabilità, la differenziabilità di una funzione, e poi chiedevano una serie di Fourier, c'erano tre esercizi in questo appello, diciamo. Integrale doppio, esteso a D, di chi? Di, allora, X è 2 cos T, l'ho scritto io, 9 sen quadro T è la Y, ma l'altra però, sì, l'altra sarebbe 3Z, però è 0, perché poi quando vado a moltiplicare a 3 cos t, le componenti della normale sono 3 cos t, 2 sen t e 0, qui casca l'asino perché la terza componente è 0, viene 3z per 0, no? E quindi occhio che t è compreso fra 0,2π e z fra 1 e 2, ce lo ricordiamo, poi lo posso cancellare, ovviamente in dt dz uguale, allora abbiamo integrale fra, dunque, ancora scriviamolo ancora una volta, doppio di, abbiamo un 6 cos quadro di t, viene un 18 sen cubo t, tutto in dz dt o dt dz, che vuol dire integrale fra, attenzione, in questo caso integrale fra 1 e 2 di dz, per integrare fra 0 e 2π di questa somma 6 cos quadro t più 18 sen cubo t. Beh, ma se sapete un pochino di, se ne trattate un po' di calcolo integrale, se siete un po' esperti, come credo, saprete che il secondo integrale, questo qui, è 0. Perché questo, siccome è tra 0 e 2π, integrale di sen cubo, ma pure di cos cubo, funzione dispari, da 0,2π è sempre 0. Quindi questo diventa, allora, l'integrale tra 1 e 2 di dz è un 2 meno 1, quindi in pratica dobbiamo risolvere l'integrale fra 0 e 2π di chi? Di 6 cos quadro t dt, di cui conosciamo, non so se lo ricordate, la primitiva l'abbiamo vista molte volte, è un 6 che moltiplica un mezzo t più sen t cos t, lo ricordavate? Fra 0 e 2π, la seconda parte è 0, sen 2π è 0, per questo 0 viene in pratica un 2π su 2 è π, 6π è il risultato di questo flusso, quindi il flusso viene 6π. Segniamocelo, perché adesso applichiamo il teorema della divergenza. Occhio però a questo adesso, perché
Il nostro teorema della divergenza lo possiamo applicare? Sì, però dobbiamo stare attenti qui, perché se applichiamo il teorema della divergenza dobbiamo tenere presente che qui il flusso è... Il flusso scende, abbiamo la superficie laterale del cilindro, poi abbiamo anche le due basi, la base di sotto e la base di sopra, no? E ma allora questo flusso sarà... Ora, questo, se S è la S con L, cioè il flusso... Ciao! I passaggi, no? Questo esercizio, ricordatelo perché ne vedremo degli altri, il flusso di classe adesso di F, come stavo scrivendo, a questo però dobbiamo sommarci l'integrale estensione con 1 di F scalare n in d sigma più l'integrale estensione con 2 di F scalare n in d sigma. Tutto questo è uguale all'integrale triplo esteso a omega maiuscolo, dove omega maiuscolo è il solido racchiuso dalla superficie S, della divergenza di F in dx, dy, dz. Ecco il perché questo qui è la divergenza meno questi due, perché da alcune parti, no, uno non capisce, ma quando su internet, nei libri, da tutte le parti saltano i passaggi, uno dice, ma perché... alla divergenza li devo sottrarre questi due, perché attenzione, qui io ho ho la base di sotto e la base di sopra, dunque non è difficile, però, perché intanto cominciamo a calcolare la divergenza un attimo. Dunque la divergenza di F è chiaro, quindi io come primo esercizio ho scelto questo, perché questo è un pochino più complicato, ovviamente non sempre ci sono questi due, no? Beh, non sempre ho a che fare con un cilindro, ma attenzione, ricordatevi il cilindro, no? Qua parliamo di un cilindro ellittico. Ma chi è la divergenza di F? Beh, la divergenza di F è molto semplice, sarebbe la derivata rispetto ad X di X di 1, derivata rispetto ad Y di Y quadro che è 2Y, derivata rispetto a z di 3z, quindi è un 4 e un 2y più 4. Ma quando noi andiamo a fare l'integrale triplo esteso a omega maiuscolo di 4 più 2y, lo possiamo scrivere così, più possiamo dividere in 2, no? Va bene? Questo, per ovvi motivi di simmetria, ragazzi, è zero. Quante volte l'abbiamo visto? Questo è il volume di un cilindro. Pi greco, R quadro per H. In questo caso è pi greco, A per B per H, perché il nostro cilindro non è un cilindro di raggio R, ma abbiamo un cilindro ellittico, quindi è pi greco, prodotto di due semiassi per H. Quindi H chi è? H è 2 meno 1, è 1. Vi ricordo che A e B sono 2 e 3, quindi 4 per 6 è 24, quindi ho già trovato che questo, guardate, 24 pi greco, guardate quanto, ecco perché me l'hanno chiesto in due modi di farlo, perché con la divergenza è un attimo, occhio che però dice, ma non coincide con quello di prima che era 6 pi greco, certo che no, perché vedete che viene 24 pi greco, ma a questo ci dobbiamo sottrarre questi due, avete capito quindi? Quindi non è solo 24, ma 24 ne verrà 18 pi greco, ovviamente questo, visto che quello di prima ci è venuto 6 pi greco, che è corretto col calcolo diretto, no? Qui se volevate, poi se non vedevate, cosa un po' difficile arrivate a questo punto della vostra conoscenza, della vostra preparazione, che questa era 0 e questo era il volume di un cilindro ellittico, beh, vi ricordo che il volume di un cilindro è pi greco R quadro per H, pi greco R quadro per AB è il volume di un cilindro ellittico, pi greco R quadro per H è il volume di un cilindro a base cerchio di raggio R. Altrimenti lo facevate, veniva un attimo, insomma, niente di... facevate, era un po' più lungo, diciamo. Chiaramente mancano questi due. Questi due è un attimo calcolarli.
Sì, l'abbiamo già visto nel video di spiegazione questo discorso. Dunque, qui parliamo di base, di sotto, dove c'è il piano. Qui siamo sul piano z uguale 1. Qui siamo sul piano z uguale 2, base di sopra. Va bene? Noi sappiamo che la normale a qualsiasi piano di equazione ax più by più cz più d uguale 0 ha componenti a, b, c. Qui però non c'è né a né b perché non c'è il contributo di x e di y, non ci sono. I coefficienti della z sono entrambi 1, quindi in entrambi i casi n qui è 0, 0, 1. Eppure qui n è 0, 0, 1. Sempre, normale al piano, inutile fare il calcolo di LMN. Quindi vuol dire che x per 0 è 0, y quadro per 0 è 0, x per 0 è 0, y quadro per 0 è 0. Z chi è? Beh, z per un caso è 1, quindi 3 per 1 è 3, quindi questo qui, guardate, chi è? Lo scrivo sotto, va? Così, il flusso... flusso, questo diventa integrale doppio estesa di con 1 di 3 dx dy. Ripeto, perché 3? Perché x per 0 fa 0, y quadro per 0 fa 0, 3z per 1 fa 3z, ma z è 1, ho scritto qua sotto, l'ho cancellato, z uguale 1, quindi 3 più l'integrale doppio estesa di con 2 di chi? Questa volta siamo su z uguale 2. Quindi non abbiamo 3, ma abbiamo 6, che sarebbe x per 0, y quadro per 0, 3z per 1 che è 3z, ma z è 2, 3 per 2 è 6. Quindi è un 6 di x di y. Ci siamo? C'è solo un problema però, il segno. Non mi correggete perché lo so che devo mettere il segno. Sì, perché sotto la normale è così, sopra è così. No? Se n la supponiamo normale esterna, che vuol dire? Che uno dei due, questo, nella base di sotto, la direzione è la stessa della normale, ma è il verso opposto, quindi qui dobbiamo metterci un meno davanti. E quindi, in definitiva, viene 1, 6, meno 3, 3, che dall'altra parte è meno l'integrale doppio esteso a d di 3 base di y. Eh sì, vedo, sempre uno dei due è negativo, in questo caso quello di sotto, perché vediamo che uno va verso l'altro, l'altro va verso il basso, quindi c'è un meno davanti. Ma allora l'integrale doppio di dx di y è un'area, area di chi? Beh, dell'ellisse, pi greco AB, ovvero A e B sono rispettivamente 2 e 3, 6 pi greco per 3 quanto fa? 18 pi greco. In effetti, vedete? 24 pi greco meno 18 pi greco è proprio 6 pi greco. 6 pi greco era comunque il risultato di questo esercizio. Quindi attenzione a questo discorso, perché ragazzi, spiegato meglio di così io non ci riesco a farlo. Poi se trovate qualcuno che lo spiega meglio ancora di più. Quindi ricordatevi questi concetti importanti, ne vedremo tanti questi esercizi, quindi non perdetevi anche il prossimo e così via. Ne vedremo tanti, non è che ogni volta mi metterò a spiegarlo da capo, perché ovviamente ce ne saranno tanti, però ricordatevi questi video, guardatevi bene il video di spiegazione e questo video qua, questi primi video di spiegazione, nel quale ho fatto anche un esempio simile a questo, non come, diciamo, non di questo tipo. Questa è una tipologia, ricordatevi il cilindro nel quale, se applico ovviamente la definizione non c'è problema, occhio però se applico il teorema della divergenza che devo sottrarci i due contributi, nel caso del cilindro, base di sotto e base di sopra. Occhio che la base di sotto c'è il segno meno, perché la normale è fatta così, quindi c'è una freccia, il verso è opposto, quindi occhio al segno meno. Normale al piano è sempre ABC, ricordatevelo, 0, 0, 1 in questo caso, se parliamo di piano XY, se parliamo di piano XZ è 0, 1, 0, se parliamo di piano YZ è 1, 0, 0, ovviamente in quel caso è la normale. Non ho altro da dirvi, ragazzi, cercate altri canali nei quali si parla di questi argomenti, non credo che li troverete, quindi non solo canali tra l'altro,
che anche le home page di docenti universitari ce ne sono tante fatte bene, ma lì però giustamente non è che si possono dilungare più di tanto, qui invece ci possiamo dilungare quanto vogliamo. Non perdete i prossimi video proprio riguardanti questo argomento, il flusso attraverso una superficie, il flusso uscente dalla superficie. Ciao a tutti, vi saluto, alla prossima.